Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Una produzione Radio Più Roma. Ciao, sono Manuela. Da 4 anni canto nel coro della parrocchia Santi Martiri dell'Uganda. Dunque, di ricordi belli come coro ne abbiamo molti, di serate, di giornate passate insieme. Però credo che il nostro ricordo più bello insieme sia senza dubbio legato alla nostra partecipazione lo scorso novembre alla 4ª edizione del festival Cantate Inni con Arte, dove abbiamo partecipato con il brano Benedicat Tibi Dominus. Questa serata è il nostro ricordo più bello per diversi motivi. Innanzitutto perché da poco avevamo ripreso a cantare insieme dopo l'interruzione a causa della pandemia che ci aveva tenuto distanti per molti mesi, e anche se in quel periodo abbiamo proseguito comunque l'attività del canto liturgico registrando alcuni canti in modalità online e quindi cantando ognuno da casa sua. Però ci mancava ritrovarci come coro, cantare insieme, tornare alla normalità e impegnarci di nuovo tutti insieme. Grazie anche a questo progetto abbiamo rinnovato volentieri tutte le nostre energie. Il coro è una grande famiglia, siamo amici, ci vogliamo bene, e questo è sicuramente merito di Don Luigi, che è il nostro riferimento costante, e merito anche dei nostri direttori, di Angela e di Stefano. Il coro per me è portatore di felicità, perché c'è sempre un grande entusiasmo, c'è un'energia positiva quando ci vediamo e stiamo insieme, abbiamo il piacere di condividere anche i momenti più difficili. Personalmente ho notato infatti che tutte le tensioni, gli affanni quotidiani, tutto si scioglie con la musica e il canto per il coro. Un altro motivo è proprio la bellissima serata del festival. È stata una serata ricca di intense emozioni per noi, perché in quei pochi minuti della nostra esibizione, diciamo, quando eravamo in gara, noi eravamo tutti lì a metterci il cuore, a metterci tutte le nostre energie e anche le nostre imperfezioni. Ed eravamo concentrati ad ascoltarci per seguirci e sostenerci l'un l'altro, nella consapevolezza e responsabilità anche di contribuire in una piccolissima parte a creare un'armonia con gli altri e a creare un tutt'uno insieme, nella gioia della musica e ispirati dalle parole di questa preziosa benedizione di San Francesco. Era un reciproco scambio quindi di energia e di emozioni. Energia e emozioni che sono esplose quando Monsignor Frisina ha annunciato il coro vincitore per la sezione Editi e ha chiamato noi, il coro dei Santi Martiri dell'Uganda ha chiamato proprio noi. Ecco, quello è stato un momento di felicità pura. Non ci aspettavamo assolutamente di vincere e siamo esplosi in un boato di gioia e di felicità. Fra l'altro noi nell'ottobre del 2019 avevamo già vinto come coro più votato online con Alleluia Lode Cosmica, e anche quella è stata una bellissima serata, abbiamo un ricordo bellissimo anche di quella volta. Quindi ecco, questa è stata una serata indimenticabile, e io mi emoziono sempre quando riguardo il video del Benedicat di questa serata, e ogni tanto, anzi, sulla chat del coro qualcuno lo ripropone e manda l'audio oppure il video, così per darci la carica magari di lunedì mattina. A volte ci basta anche solo guardare la foto. E niente, grazie ancora per questa serata indimenticabile e per questo bellissimo ricordo.